Salerno in più ha dovuto affrontare un evento nuovo che è stato quello connesso allo sbarco dei migranti, un fenomeno che ha interessato il nostro territorio e che ha richiesto tanto lavoro, però io penso che il territorio abbia ben risposto e abbia dato un'immagine molto bella. Altro versante, quello del lavoro, la prefettura resta il terminale di vertenze che probabilmente spesso non hanno neanche uno sbocco. Come l'anno scorso abbiamo avuto tantissima disoccupazione, tantissime persone che hanno perso il posto di lavoro, tantissime persone che pur lavorando non hanno ottenuto la retribuzione che spettava e quindi tensioni abbastanza forti. Io spero che il prossimo anno possa essere quello di qualche spiraglio di ripresa, un qualcosa che possa dare un po' più di tranquillità ai cittadini perché ne hanno pienamente diritto. Un quadro complesso, quello salernitano, eppure un dato positivo emerge con prepotenza. I reati diminuiscono, Salerno in linea col trend nazionale che sta vedendo una discesa dei reati, ha mostrato un calo soprattutto nel secondo semestre di quest'anno. Quello che invece non è calata, anzi, è la percezione di sicurezza dei cittadini. Cittadini che sono sempre più esigenti, cittadini che vogliono essere tutelati e che invocano una maggiore presenza dello Stato. E in questo il nostro massimo impegno di tutte le istituzioni.